mise una vittoria netta in una partita che ha avuto comunque delle sue difficoltà, soprattutto a cavallo dei due tempi per la Paganese, però contava il successo. Sì, è estremamente successo. E era una partita difficile da affrontare per tante situazioni. Anche la giornata certamente non ha aiutato la mia squadra, che è una squadra abituata a giocare in un certo modo, che ha giocatori tecnici, piccoli, rapidi. Invece l'abbiamo interpretata bene dall'inizio con grande intensità. Abbiamo capito che bisognava usare la spada e siamo stati molto, molto bravi nel fare in 1-2 micidiale. Quindi chiaramente questa vittoria ci soddisfa, ma non dobbiamo assolutamente fermarci. Ancora una volta grande atteggiamento, soprattutto dei più giovani, Tascone, che lei ieri diceva non ha tanti minuti nelle gambe, Firenze in questa posizione, anche la difesa dei Santis Carillo si sono confermati, è una Paganese che nelle ultime gare sembra totalmente diversa. Sì, ma noi abbiamo rivisto con attenzione anche la partita col Messina, dove ci sono stati molti errori e gli episodi hanno girato a nostro favore nonostante avessimo sofferto tanto. Oggi abbiamo avuto le nostre difficoltà, però ripeto, mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuto il sacrificio, la disponibilità di alcuni giocatori che per la prima volta, vedi, Firenze giocavano in quel ruolo e questa è una vittoria che ci dà fiducia, morale. Chi è entrato, lo stesso Caruso si è fatto trovare pronto, lo stesso Carrotta. Longo, insomma, ripeto, oggi era una partita dove avevo bisogno di tutti, chiaramente i giocatori un po' più fisici l'hanno spuntata su quelli un po' più tecnici, però è la vittoria del gruppo oggi. Centrale completamente nuovo con Carillo, De Santis, Liverani tra i pali. La Paganese terza gara che non subisce reti. Questo è un altro dato da tenere in considerazione. Un altro dato importante che ci dà fiducia per il proseguo del campionato, che ci lascia ancora lavorare con grande tranquillità, ma ripeto, facendo grandi attenzioni a quelle che sono le lacune che puntualmente vediamo ogni settimana della partita precedente e ce ne sono state anche oggi diverse, insomma abbiamo rischiato troppe volte su questi palloni lunghi, dovevamo fare coperture diverse, però è una squadra, ripeto, questa veramente molto giovane che sta dando l'anima e di più. È una squadra che ha entusiasmo e voglio una squadra che da qui alla fine trovi le motivazioni forti perché è un finale di campionato importante per troppi di noi, per tanti, e quindi dobbiamo assolutamente continuare a pedalare e non alzare la testa dai pedali. Mister, terza vittoria di fila, 8 gol fatti, 0 subiti, adesso inizia un altro campionato. Sì, se magari volessimo pensare a un campionato diverso devi fare il risultato sempre perché ti porti indietro un gap notevole e allo stesso tempo dobbiamo arrivare all'obiettivo che è la prima cosa, quindi staccare il biglietto della salvezza e questo ci deve portare a far punti subito, restando concentrati su quelli che sono i nostri difetti, ma anche sulla grande voglia di questa squadra di imparare, di conoscere. E questa deve essere la nostra forza. Sul piano delle motivazioni, che credo la partita di oggi ha confermato che ce ne sono tante. Grande maturità, oggi l'ho detto ai ragazzi prima della partita, era una partita dove contava la maturità, contava trovare la continuità di quello che è stato fatto fino a questo momento. Ripeto, è un percorso ancora molto lungo perché ci conosciamo da 3 settimane, ma hanno grande voglia di imparare, di conoscere, di chiedere e quindi questo è un buon viatico sicuramente.